vanno. Abbiamo iniziato bene. Continuiamo a far andare questo treno, per entrambi. Abbiamo parecchia roba in ballo, ma finché Marcano è ancora vivo non possiamo liberarci del passato. Finiscilo. Sono decenni che gli irlandesi si battono per la libertà contro quegli stronzi lealisti che trattano i cattolici come cittadini di seconda classe. Mi serve un mezzo. Burke dice che sei l'unica persona con cui valga la pena parlare. Da quel punto di vista Burke è un genio. Vengo da te. Un'auto, come promesso. Grazie mille. Lincoln, qui. Sono sorpresa di vederti qui, Nicky. So cosa pensi di fare e non posso stare qui a guardare il mio vecchio che ti sguinzaglia senza pensarci. Cazzo. Tuo padre non è mai stato attento ai dettagli. Quello che non ti ha detto è che l'uomo che gestisce la distilleria di Sweetwater si chiama Carl Beaver, uno stronzo campagnolo tosto come il cemento. La sua famiglia fa girare l'alcol e lui lo vende ai negozi del posto. Beaver ha mai fatto capire dove tiene gli alambicchi? Ha abbastanza cervello da far girare le cose. Dicono che abbia una mappa, nascosta da qualche parte, per i suoi autisti. Potrebbe tornarmi utile. Forse convincerò uno dei suoi a dirmi dove si trova. Abbiamo un altro uomo. Si fa chiamare Bear. Tiene d'occhio il mattatoio. Vallo a trovare. Lo farò. Grazie per l'aiuto. Quando vuoi, Lincoln. Se vuoi sapere cosa sta combinando Beaver, dovrai chiederlo ai suoi uomini. Un consiglio. Attento a fare il nome del macellaio intorno al mio vecchio. Il liquore di Beaver non è più stato lo stesso da quando è arrivato il macellaio e gli ha sputtanato gli affari. Quando faceva box, lo chiamavano Brooklyn Beaver. Raccontano che abbia colpito così forte un poveretto che hanno sentito la scossa fino a Brooklyn. Ti vedo in forma per esserti appena preso un proiettile in testa. Quando questa storia col mio vecchio sarà finita, io e te dobbiamo parlare. Saluti, ossequi e tutte quelle stronzate. Sei Bear, mi manda Nicky. Un giorno me la sposo, quella ragazza. Bear Donnelly. A Nicky io devo tutto. Mi fa tenere d'occhio il mattatoio di Robert Doe. Chi è il capo da quelle parti? Un pazzoide che si chiama Sonny Blue. Affitta una stanza agli strozzini del macellaio. E anche quelli della protezione. Se non possono farlo lì, se la prendono con la gente in strada. Ci sono possibilità che Sonny sia intorno al Robert Doe? Cazzo, no. Sonny viene solo per spaventare i suoi e metterli in riga. Ma pare che abbiano beccato uno dei suoi ragazzi, un certo Ralph, a fare la cresta. E stanno lavorando quel povero bastardo al macello per fargli dire dov'è il suo nascondiglio. Forse sarebbe meglio salvargli il culo. Vedrò cosa riesco a tirare fuori dagli scagnozzi di Sonny. Guardati le spalle, Bear. Gli uomini di Sonny Blue hanno paura di lui. Potrebbero non parlare.
Perché non fai in modo che abbiano più paura di te? Non so cosa Burke abbia in mente per me se riusciamo a riprenderci Pwonverdon da quei bastardi. Ho sentito che era pure amico di Danny. Quello che gli ha fatto Marcano è veramente malato. Certo, Burke aveva la protezione, ma quando lo fanno il macellaio e Sonny sono semplicemente cattivi. Cazzo. Sai, non riesco a immaginare cosa farebbe Burke al macellaio se riuscisse a mettergli addosso le mani. A Sonny piacciono un casino i coltelli. Quello stronzo si diverte a tagliare la gente. Nessuno pagherà Sonny Blue. L'ha veramente fottuto con il macellaio. Sonny è tornato al Robert Doe. Il suo linguaggio si è fatto particolarmente colorito ultimamente. Quindi il macellaio non apprezzava lo strozzinaggio di Sonny e il fatto che ostacolasse i racket di protezione. Hai capito bene. È scoppiato un bel merdone. Sonny vuole riportare le cose alla normalità. Come? Facendo in modo che i suoi abbiano più paura di lui che di te. Vedremo. Tieni un profilo basso finché non sarà finita, ok? Ho sentito che Sonny si è incazzato con un misterioso nero che mette i bastoni tra le ruote ai suoi affari. È persino andato al mattatoio ad aspettarlo. È stato carino a liberare quello che ha fottuto Sonny Blue. Non so cosa Burke abbia in mente per me se riusciamo a riprenderci Pwonverdon da quei bastardi. Ho sentito che era pure amico di Danny. Quello che gli ha fatto Marcano è veramente malato. Cazzo. Sai, non riesco a immaginare cosa farebbe Burke al macellaio se riuscisse a mettergli addosso le mani. Merito coglione sceglie di combattere la sua ultima battaglia in un Luna Park abbandonato. Da quel che so, Ricci non era proprio il coltello più affilato del cassetto. Comunque sia, ma che stiamo facendo? Sal si mette a fare affari con quello stronzo bianco e perde mezza città. Sal ha in mente qualcosa di grosso e Ricci e il vecchio Sammy erano solo delle pedine. Qualunque cosa sia, non riguarda noi poveracci. Merda!
È qui, bro. Come te la cavi contro di me? Sei fuori di testa. No, no, no. No, no. Oh, cazzo! Sai che mi farai il macellaio? Non dovevi rompere i coglioni a Irish Point. Mattatoio a posto, manda pure i tuoi. Non preoccuparti dei corpi. I miei ragazzi sapranno cosa farci. Se ci riprendiamo la distilleria, quel ciccione di Barbieri non saprà più dove andare. Thomas Burke arrivò negli Stati Uniti da bambino, quando suo padre fuggì dall'Irlanda, molto probabilmente perché coinvolto nella guerra civile irlandese. Dopo che il padre morì di infarto, Burke iniziò a contrabbandare alcol per mantenersi. Trasformò gli alcolici di contrabbando in un'industria e Sal Marcano lo notò. Burke si fece strada nella gerarchia, ma non entrò mai nella famiglia perché non era italiano. E cagli un proiettile in testa!